punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Gentile pubblico di Fisiovit, ore 21 in punto, martedì 18 aprile, una nuova serata, un nuovo appuntamento, un ospite, il dottor Sebastiano Mutarelli, in attesa del secondo ospite, il dottor Jacopo Rocchi. Stasera parleremo di biomeccanica e movimento umano, un argomento molto interessante che il nostro responsabile d'area, coordinatore d'area Sports Rehab, dottor Sebastiano Mutarelli, ci ha spinti ad esplorare perché è un argomento che non avevamo sufficientemente approfondito, esplorato, e da cui lui stesso ha ricavato un bellissimo corso che portiamo per la prima volta quest'anno a Brescia, tra il mese di giugno e il mese di luglio. L'occasione quindi ci è sembrata gradita per corredare anche di un webinar questo argomento e potervelo proporre al fine, ecco, di fornire quell'aggiornamento, quelle evidenze cliniche corredate di esperienza sul campo, che potessero darvi già un saggio di quello che sarà poi la formazione più completa e più ampia che un argomento così grande, così importante merita. Durante la serata ci raggiungerà anche il dottor Rocchi. Io do intanto comunque la parola alla dottor Sebastiano Mutarelli, rimango certamente in assistenza. Vi ricordo che, come sempre, avete la chat box qui in piattaforma GoToWebinar Hippocrates, e invece potete commentare sulla streamline di Facebook, chiaramente nel webinar in oggetto, e anche in quella di YouTube, perché siamo in diretta. Buon lavoro, buon proseguimento e buon corso. Buonasera a tutti. Allora, come diceva Enrico, questa sera cerchiamo di presentare una visione di insieme, una vista dall'alto di tutta una serie di elementi che ci possono essere utili, al di là dei principi di base della biomeccanica, a vedere un pochino su cosa si impernia l'analisi del movimento umano, e poi una serie di strumenti tecnologici per poter oggettivare, monitorare e misurare, a seconda del che cosa vogliamo trattare, il movimento umano, e nello specifico nell'ambito anche sportivo. La presentazione questa sera, in questo webinar, verrà condotta da me e da Jacopo Rocchi, che si sta unendo, e questa presentazione, questo webinar, vuole essere un'introduzione a quello che poi è un corso di un paio di giorni di cui vi parlava poc'anzi Enrico, che ha l'obiettivo proprio di rendere accessibile e di presentare, di provare tutto quello che nel 2023 la tecnologia ci offre a livello mondiale, con costi abbastanza contenuti sostanzialmente. Vedremo quelli che sono anche i gold standard, quelli che sono i modi più scientificamente validi, con costi superiori, per analizzare il movimento, però poi alla fine cercheremo di capire esattamente che cosa possiamo fare e come possiamo analizzare il movimento con costi assolutamente contenuti, o comunque sia addirittura in certe situazioni con costi ridotti a zero. Allora, io sono un fisioterapista, sto conducendo un dottorato di ricerca in ambito sulla riabilitazione del legamento crociato anteriore, ho un master in biomeccanica, da cui nasce un po' la volontà di condurre questo corso, e stiamo conducendo ricerca, sono un ricercatore oltre che un clinico, in ambito di monitoraggio della forza, del movimento umano con diversi device, e proprio con l'altro docente Jacopo Rocchi ne abbiamo peraltro validato uno poc'anzi, pochi mesi fa, 6 mesi fa, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un sensore inerziale. Ovviamente non andremo a parlare di marche, non è questa la sede, e soprattutto non lo sarà neanche nel corso. L'obiettivo è presentare che cosa si può utilizzare per oggettivare il movimento. Questo vale a tutti i livelli, vale nello sport, perché se dobbiamo farlo siamo poi in grado di farlo, magari si ha l'occasione di lavorare in ambito sportivo e si conoscono questi tool, oppure in un piccolo centro di fisioterapia, magari privato, appunto il nostro, dove lavoriamo come singoli professionisti, con la popolazione generale. Possiamo davvero avere informazioni preziose. La presentazione del dottor Rocchi, velocemente, perché è connesso, credo, ma adesso stavo facendo dell'input a Enrico, che so che mi sente. Jacopo mi diceva che è connesso ma non riesce a prendere parte, quindi se puoi dare un'occhiata tu, Enrico, intanto io vado avanti. Jacopo comunque ha già un dottorato di ricerca e
lecturer, come io sono in Università Sapienza di Roma, lui all'Università del Foro Italico, ed è il direttore del laboratorio di analisi funzionale e di valutazione funzionale del centro Villa Stuart a Roma. Andiamo avanti, che cosa analizziamo sostanzialmente? Di cosa si tratta quando parliamo di biomeccanica? Di che cosa stiamo parlando? Allora, banalmente, un'introduzione veloce, però la parola ci parla, biomeccanica, quindi a livello bio stiamo parlando del corpo umano, stiamo parlando di sistemi biologici, esseri viventi, non analizziamo animali, analizziamo il movimento umano. La meccanica applichiamo sostanzialmente i principi della meccanica e quindi vedremo nel dettaglio che la biomeccanica di fatto è l'applicazione di quelli che sono i principi della biomeccanica, come dicevamo, allo studio dei sistemi viventi, nel nostro specifico del corpo umano, da qui in poi solo dell'essere umano. La macchina motoria umana può essere studiata. Che cosa le succede in statica, in dinamica? Che cosa le succede quando viene sottoposta a una serie di forze, stimoli interni e esterni, e quando queste forze le produce, quindi produzione, controllo, effetti che vengono prodotti dalle forze che sono prodotte dallo stesso corpo umano o che su un corpo umano agiscono. Poi in realtà ci muoviamo nello spazio, quindi senza un mezzo contro il quale applicare delle forze, pensiamo al suolo, pensiamo all'acqua nel nuoto, quindi un mezzo fluido, non sarebbe possibile analizzare un granché, in realtà non è vero, possiamo analizzare in catena cinetica aperta nell'aria, movimenti che vengono compiuti dal corpo umano e lo faremo parlando di sensoristica inerziale tra poco. Qual è l'obiettivo, l'ideale programma di una formazione completa? E questo ed è quello che poi è un po' il programma del corso di 2 giorni, cioè riuscire ad avere, a centrare questo obiettivo formativo, quindi padroneggiare quelli che sono i principi per poter descrivere, ma soprattutto comprendere il movimento umano, il gesto sportivo, e utilizzarli per informare la prescrizione dell'esercizio terapeutico, ma anche l'allenamento della performance, capendo come si può analizzare il movimento umano, questo nel sano e nel patologico, oppure in termini di prevenzione e riduzione del rischio, pensiamo alla running analysis. Di questo nel corso parleremo. Ci sono un sacco di pratiche diffuse che in realtà non sono così supportate da evidenza. Quindi, se vogliamo fare qualcosa di qualitativo, lo possiamo fare. Dobbiamo fare le cose giuste, o quantomeno dobbiamo fare le cose che hanno una base. E quindi parleremo anche di running analysis quando saremo al corso. Oggi no, ma accenneremo alcuni mezzi per alcuni tool, device per farlo. Dobbiamo cercare di riuscire arrivare a padroneggiare quella che è l'acquisizione e l'interpretazione dei dati, perché tramite questi tutta una serie di tecnologie possiamo acquisire dati, registrarli, poi padroneggiarli, trattarli per analizzare il movimento, piuttosto che misurare, oggettivare la forza, eccetera. E poi testare le tecnologie. Ci sono un sacco di tecnologie, quello che si può fare in un webinar di 45 minuti è fare questo, realisticamente, una carrellata su 2 macro blocchi, appunto, analisi, misurazione, oggettivazione in una vista d'insieme della forza. Come con, per esempio, questa sera parleremo di dinamometria, celle di carico, del sistema isocinetico, dell'elastometria, di pedane di forza e dell'elettromiografia di superficie. Possiamo poi invece spostarci all'analisi di movimento e vedremo questa sera la sensoristica inerziale, quella che è stata la sua evoluzione, di che cosa si tratta. Molti colleghi, laureati in scienze motorie, fisioterapisti, conoscono solo parzialmente queste tecnologie, oppure non le conoscono del tutto, ne conoscono talune e ne ignorano tal'altre. Quindi, cosa sono? Cosa ci forniscono in termini di dati? Come questi dati possono essere utilizzati? Vediamo un po'. Il primo blocco, appunto, analisi, oggettivazione e misurazione della forza. Quello che possiamo fare, quello che conviene fare, è abbandonare quelli che sono i test manuali muscolari, perché i test manuali muscolari, come tutti abbiamo visto all'università, da 1 a 5 sono incredibilmente soggettivi. Quindi io cerco di capire quella che è una produzione di forze, la stimo secondo la mia interpretazione. Ovviamente questo è di oggettivo a ben poco, se non possiamo fare niente di diverso, bene, meglio che non fare nulla. Però ormai ci sono dinamometri sul mercato a prezzi in realtà non così convenienti, anche se ormai i prezzi stanno scendendo, che ci permettono di avere dei dati, ci permettono quindi di vedere dove è il sano, quindi di effettuare dei test di screening. Pensiamo agli sportivi, alle squadre, quando seguiamo dei team, e quindi poter sapere tutto il team dove si trova, per esempio nei pallavolisti, in capacità di produzione di forza, in rotazione esterna 2, quindi con braccio addotto 90 gradi, per esempio in range of motion massimo in rotazione esterna, quando parte la rotazione interna.
Questo ci può servire perché possiamo sapere che quello è lo stato di in stato di salute, è la massima espressione di forza di quell'atleta. Se l'atleta si infortuna, dobbiamo riportarlo a quel livello. Oppure, se l'atleta è rispetto a dei valori normativi, ovvero dove dovrebbe essere un atleta che pratica quello sport in quella fascia d'età, se i dati normativi sono pubblicati, appunto un range dovrebbe essere tra A e B, possiamo capire se quell'atleta è inopinatamente debole, se dobbiamo quindi mettere in atto un programma di rinforzo muscolare, anche perché magari ci sono degli squilibri di forza tra i due arti. Chiaro che tipicamente tanto il gesto sportivo sarà compiuto sempre dallo stesso lato, però ci sono valori normativi in letteratura in tantissimi sport, in tantissime fasce d'età, addirittura a livello professionistico, invece semiprofessionistico, a volte amatoriale, quindi abbiamo tante scale a cui far riferimento, non sempre. Però dobbiamo misurare. Allora, con un dinamometro manuale possiamo fare i make test, i break test. Sono due tipologie di test diversi. Make test è misuro banalmente quella che è l'output di forza. Il dinamometro viene messo nell'esempio della rotazione interna per un pallavolista, rimaniamo lì, per un atleta overhead, che potrebbe essere anche un giocatore di pallamano, per intenderci, offre una resistenza isometrica, quindi non lasciamo compiere movimento all'atleta o al soggetto a cui vogliamo misurare l'output di forza, lo oggettiviamo. Lo oggettiviamo in newton metri o in chili, non importa, però importa essere coerenti nella misura che viene utilizzata ogni volta, tra colleghi soprattutto, e abbiamo quindi i dati. Break test, se vogliamo un test successivo, vinciamo per ottenere la massima forza, il vero picco di forza espresso dall'atleta, dal soggetto che viene misurato, vinciamo quello che è la forza massima prodotta. Quindi andiamo a resistere e poi per qualche secondo, e poi a battere l'atleta per una frazione di secondo, portandolo quindi a esercitare una forza eccentrica, e questo ci darà la massima forza possibile, ovvero la massima forza che è riuscito a produrre per resistere ad una forza superiore a quella che appunto stava esercitando. La scelta dipende dall'utilizzo, ci sono dinamometri di forme diverse che funzionano meglio a seconda di quello che dobbiamo fare, quindi al di là delle marche, nel palmo della mano, piuttosto che dinamometri a T o altre forme, la saponetta o il dinamometro a T è un classico esempio. Perché? Perché se dobbiamo misurare la forza degli hamstring di un rugbista, potrebbe non essere ideale un dinamometro di questo tipo, potrebbe essere meglio avere la possibilità di agganciarci letteralmente a un dinamometro di quest'altro tipo. È possibile anche oggettivare la forza in trazione, e qui veramente le varianti sono infinite. La cosa interessante è questa: è una cella di carico, questa è un, come dire, è un device assolutamente industriale che va benissimo, si può comprare su Amazon, si può comprare online, i costi sono veramente bassi. I test si possono fare con dei dinamometri più dedicati all'ambito sanitario, con ciò uno vale l'altro, nel senso che se oggettiva questo, oggettiva anche questo. Attenzione solo ai massimali di capacità di registrazione, quindi fino a 100 kg, fino a 300 kg quando li compriamo. E quindi le varianti sono tantissime. Interessante l'utilizzo in ambito di misurazione della forza dell'hand grip, quindi di chiusura del livello di impugnatura della mano. Perché? Perché questa misura è predittiva, la letteratura scientifica è copiosa, con l'aspettativa di vita nei soggetti che sono in una certa fascia d'età, quindi soggetti anziani. E la letteratura è molto solida su questo. Al di là del fatto che ovviamente un soggetto che viene operato a tunnel carpale, del sindrome del tunnel carpale, piuttosto che di qualunque altra cosa a livello di gomito in giù, può avere necessità di nuovo di tornare alle forze pre-infortunio o di bilanciarsi rispetto all'arto controlaterale, di nuovo sempre sapendo che l'arto controlaterale non è detto che sia fantasticamente allenato, quindi è importante anche avere i valori normativi di riferimento. Facendo un salto, ovviamente cosa faremo nel corso? Nel corso vedremo la tecnologia dinamometrica in 10 minuti, 15 minuti, perché non c'è molto da dire, vedremo varie varianti e dopodiché che dati ne tiriamo fuori e vedremo una carrellata pratica di test fattibili su arto superiore, arto inferiore, anche ragionando in ottica sia di evidenza a supporto, quindi per esempio l'esempio dell'hand grip. Però in ambito sportivo, quindi perché ci interessa misurare la produzione di forza, la capacità di produrre forza di un muscolo in vantaggio biomeccanico muscolare o in svantaggio biomeccanico muscolare? Cosa significa questo? Quindi in più o meno allungamento del muscolo. Per quanto riguarda l'oggettivazione della forza, scusate, sento del rumore di fondo. Sì, scusami Sebastiano,
il dottor Rocchi che ha dei problemi con la webcam, però è attivo con il microfono, quindi Ok, perfetto. Oggettivazione della forza. Abbiamo messo gold standard, tra parentesi, perché in realtà non è un gold standard, l'utilizzo dell'isocinetica, però ormai è un po' sdoganata così. Sostanzialmente, adesso ne andiamo nel dettaglio, in ambito arto inferiore, ma anche arto superiore, ci sono diversi device, anche se è molto più diffuso quello dell'arto inferiore, semplicemente perché c'è più letteratura, occupa uno spazio, se vogliamo, più contenuto ed è copiosamente più usato, perché quasi tutti gli sport comportano l'utilizzo degli arti inferiori e non molti altri meno dell'arto superiore. Fornisce informazioni che riguardano lo stato della forza muscolare, come detto, di arti superiori e inferiori. Abbiamo alcuni dati, che cosa ricaviamo? Ricaviamo il picco di forza, ricaviamo una serie di autocalcoli che vengono fatti dal computer correlato al sistema correlato alla macchina, quindi le medie dei picchi di forza, il lavoro, un'altra istanza, quindi per chi è più tecnico l'area sotto la curva, ma questo lo vedremo al corso. La normalizzata la forza peso del peak torque, pista peak torque, cioè la massimo picco di forza prodotto, pensiamo al quadricipite o agli hamstring, normalizzata la forza peso, BW sta per body weight. Perché? Perché è importante di nuovo questo concetto del sono in grado di produrre 300 Nm di forza in una certa velocità angolare, tra poco ne parleremo, ma se peso 100 kg, questa è un'informazione che ha una certa rilevanza, se peso 70 kg ha una rilevanza ancora maggiore, vuol dire che sono in proporzione più forte. Non sono più forte in senso assoluto, perché l'assoluto è sempre 300 Nm, ma devo spostare una massa che è 30% minore, quindi sarò più in grado di controllare. Questo è importante da considerare. Quindi si deve sempre considerare il dato normalizzato alla forza peso. Rapporti di forza, per esempio, flessore di ginocchio e estensore di ginocchio, hamstring quadricipite, la cosiddetta HQ ratio, sia concentrica che funzionale. Tutti questi dati ci permettono di nuovo di fare una fotografia isocinetica in ambito sagittale, quindi sull'arto inferiore, per il momento parliamo di questo per chiarirci, lo stato di forza in quel momento. Ci può servire di nuovo in ottica prevenzione, ci sono tanti studi che se ne parlano, squilibri muscolari, registrazioni di eccessi di squilibrio muscolare, di distanza eccessiva dai valori normativi di riferimento. Sei più debole di quello che dovresti essere e sei anche sbilanciato tra un arto e l'altro, oppure all'interno dello stesso arto, flessori su estensori. Questo ci dà la possibilità di fare interventi di prevenzione, ovvero riduzione del rischio, di attuarli e avere degli atleti che si fanno meno male, e questo scientificamente funziona. Però dobbiamo saper usare le macchine, qualunque marca sia, leggere il test, capire che valori verranno in output avremo e interpretarli per produrre, per disegnare, pianificare dei programmi di allenamento o di riabilitazione. E quindi pensiamo al post-chirurgico, pensiamo al post-infortunio, una lesione muscolare, per esempio, degli hamstring, degli disco crurali. Abbiamo 4-5 lesioni, 4,5 lesioni su 10 nel calcio sono a livello degli hamstring, quindi è chiaramente un infortunio che capita, eccetera. Ci sono più una serie di comparazioni, ovviamente interlimb si dice, arto sano, arto infortunato, e non solo, anche il dominante con il non dominante, il dominante sappiamo essere sempre il 5-10% più forte. Detto questo, come detto, fondamentale, ma è un device caro e quindi un device poco disponibile. Non molti hanno l'isocinetica a disposizione, è giusto sapere come funziona, è giusto sapere che c'è un sacco di letteratura a supporto, che abbiamo tanti dati e quindi se il test viene fatto altrove, almeno possiamo mandare a fare il test oppure quando ci arriva un test lo sappiamo interpretare, leggere. E la stometria, un esempio perché abbiamo condotto ricerca, l'abbiamo mandato in pubblicazione proprio in questi giorni, sto rivedendo il manuscript che è tornato dalla rivista che ci ha detto che per il momento la pubblicazione gli interessa, ci sono delle correzioni che vogliono il reviewer e la rimanderemo nelle prossime settimane, si spera di pubblicare, stiamo conducendo un altro studio in questo momento. Quindi nei Nordic Hamstring, nell'esercizio, nell'esecuzione dello stesso, esistono dei device, non importa la marca perché ce ne sono diversi, che ci permettono di rilevare, sono elastometri perché si aggancia, questo zoom lo vediamo meglio, misuriamo in maniera indiretta la forza prodotta a livello degli flessori del ginocchio, perché chi non conoscesse i Nordic Hamstring, il soggetto mantenendo una linea tra spalla, anca e ginocchio, si lascia cadere in avanti e per frenare, deve frenare, deve mantenere una velocità di crociera per frenare, non cascare in avanti, un sacco di patate, chi frena e sono gli hamstring, sono i flessori di ginocchio, in modo eccentrico. Quindi che cosa succede? Che con un tablet collegato riusciamo anche qui automaticamente a vedere
differenziando aperto destro e sinistro, perché abbiamo questi sistemi a livello dell'arto distale posteriore, quindi inferiore, quindi del tallone un poco più alto, viene misurata la tensione verso l'alto che viene esercitata dall'arto destro e dall'arto sinistro. Questo ci permette di capire se ci sono delle importanti differenze rispetto di nuovo ai valori normativi che abbiamo tra una gamba e l'altra, se la fatica ha un ruolo su una gamba più che sull'altra, se un infortunio muscolare sta recuperando come dovrebbe o come non dovrebbe, se è il caso di autorizzare il ritorno alla corsa, al return to run, eccetera, il return to sport ovviamente. Questo è importante anche a livello di allenamento perché ci permette di far allenare col feedback visivo a tablet una gamba piuttosto che l'altra, cosa impossibile nel Nordic Hamstring altrimenti. Perché ci interessa? Perché c'è una marea di letteratura che ci prova l'effetto benefico in termini di riduzione del rischio di infortunio nell'utilizzo nei programmi di prevenzione e quindi di allenamento del Nordic Hamstring. Rileviamo anche qui picco di forza, lavoro totale, viene fatto un calcolo automatico del deficit e ci permette di targettizzare programmi appunto per abbattere il rischio infortunio sia di hamstring ma anche di legamento crociato anteriore. Per quanto riguarda la parte delle pedane di forza, passo la parola a Jacopo che dovrebbe essere collegato e così andiamo avanti sul tema. Allora, sì, sto aprendo il microfono a Jacopo che ha qualche problema di webcam, però con l'audio può tranquillamente interagire. Quindi, Jacopo, puoi attivare il microfono quando vuoi. Abbiamo visto prima che funzionava tranquillamente. Allora, Jacopo, ci sei? Può attivarti l'audio, in qualsiasi momento. Prima funzionava regolarmente, quindi deve Sì, poter ci posso funzionare. entrare Adesso mentre mi lavoro sentite? anch'io. Ecco, Eccoti, perfetto, Jacopo. eccomi. Vai, Jacopo. Ok, buonasera. Innanzitutto scusatemi se non potete vedermi in volto. Purtroppo c'è un problema tecnico che mi impedisce di mostrarmi. E quindi sentirete solamente la mia voce. Ancora una volta un piacere essere qui con Sebastiano ed Enrico. Grazie Seba per l'introduzione. Senza perdere ulteriore tempo, parliamo di pedane di forza. Sono sicuramente un device estremamente utilizzato in tutti quelli che sono i laboratori di neuromeccanica, che fondamentalmente sono strutturati per l'analisi del movimento umano e per l'analisi delle forze d'impatto in gesti funzionali. Sono dei sistemi di rilevamento nati per misurare principalmente le forze di reazione vincolare, ovvero le forze che si generano al momento di contatto con il suolo. E quindi fondamentalmente possono essere utilizzate per tantissime tipologie di test, che possono essere ad esempio quelle di alzata in piedi da una sedia, piuttosto che di assalto con contromovimento, atterraggio da una determinata altezza. E l'altra possibilità che hanno è quella di analizzare lo spostamento del centro di pressione, che fondamentalmente riprende un pochettino anche la tecnologia baropodometrica. E la tecnologia si basa sull'utilizzo di celle di carico che sono integrate all'interno della pedana e quando viene applicata una forza su di esso c'è una distorsione del sensore che provoca una variazione di tensione direttamente proporzionale alla forza che viene applicata. Questo permette di generare un vettore forza che viene misurato dalla pedana. Questo vettore forza chiaramente è composto diciamo, è formato dalle sue tre componenti che sono la medio laterale, FDX normalmente, l'antero posteriore, FDY, e la verticale, FDZ. Ora, per quanto riguarda il movimento umano, il fatto che siamo sul pianeta Terra, la componente FDZ, per quanto riguarda l'analisi dei gesti dell'essere umano, sarà sempre la dominante, in quanto la forza di gravità farà sì che il nostro peso corporeo influenzi maggiormente questi movimenti. Dopodiché, in base al tipo di gesto che stiamo valutando, la componente antero posteriore e medio laterale avrà sicuramente un'importanza maggiore o minore in base ai vincoli del compito. Se penso ad esempio a un salto verticale o a un salto con contromovimento, in cui fondamentalmente sto spingendo il mio corpo verso l'alto, sarà comunque la componente verticale a predominare e ad avere un'importanza maggiore. Ma se penso invece a un atterraggio da un salto in avanti monopodalico o bipodalico, la componente antero-posteriore avrà un'importanza maggiore. Se penso anche a un movimento di cambio di direzione, anche la componente medio-laterale diventerà molto molto importante. La cosa da sapere è che sicuramente esistono numerosi
device in commercio di diversa fascia di prezzo. Esistono quelle integrate all'interno dei pavimenti che permettono di limitare al massimo i rumori che derivano dalle vibrazioni del compito. Esistono anche dei device portatili che quindi possono essere utilizzati in tutte le superfici, ad esempio possono essere utili quando si tratta di valutazioni da fare, ad esempio, in una squadra di team di diverso tipo, o che possono essere montate e portate all'interno di uno studio fisioterapico, sicuramente con prezzi inferiori di quelle integrate. Vediamo nell'immagine anche l'utilizzo, l'analisi del centro di pressione e l'oscillazione del centro di pressione, che può essere sempre un parametro importante, ad esempio quando vado ad eseguire dei test di equilibrio monopodalico, per valutare la capacità di ammortizzazione, la capacità di stabilizzazione monopodalica. Ora, normalmente questo tipo di strumento è stato inizialmente utilizzato prettamente per ricerca, e questo perché le barriere dovute alla disponibilità e al prezzo facevano sì che la possibilità di acquisto fosse limitata a strutture, magari atenei, con grandi disponibilità economiche. Ma andando avanti con lo sviluppo tecnologico, siamo arrivati ad avere dei device che sono sicuramente alla portata di una fetta più grande della popolazione di cui ne ha bisogno, e hanno sfondato in maniera preponderante il mondo clinico, e questo lo hanno fatto da tantissimi, innumerevoli migliaia di studi di ricerca che sono stati pubblicati, e hanno visto come questo tipo di tecnologia può essere interessante. E quello che vediamo sulla sinistra, ad esempio, è il grafico della componente verticale della forza, che normalmente vediamo quando si esegue un contromovimento jump. Per dare una semplice spiegazione, la parte iniziale in cui vediamo la linea parallela all'asse X, quella rappresenta la forza peso del soggetto nel momento in cui è immobile. Il piccolo decremento che vediamo subito dopo è lo scarico dell'inerzia dovuto al movimento in caricamento del soggetto, che poi va a frenare la sua discesa e quindi crea un innalzamento della componente verticale fino a staccarsi dal suolo, e quindi vediamo che la componente verticale arriva a zero, per poi arrivare a un picco nel momento in cui c'è l'impatto e torniamo ad avere la forza peso diciamo, non variata nel momento in cui torna a stare in piedi. Questo è un piccolo esempio di quello che poi andremo a vedere nel corso, ovvero come vengono rappresentati i segnali, quello che noi vediamo nel momento in cui andiamo a utilizzare questo tipo di device, e come vanno interpretati per far sì che queste curve abbiano di per sé una vita e abbiano un senso per le persone che le utilizzano. E nonostante questo, rimangono questo tipo di informazioni delle informazioni che possono risultare complicate, e in realtà la cosa importante da sapere è che ormai le aziende, in base all'enorme disponibilità di dati che esistono e di dati normativi per le diverse popolazioni, hanno fatto sì di avere la possibilità di utilizzare dei protocolli che sono integrati, e dove in realtà non c'è bisogno di una componente molto specifica nella comprensione del segnale stesso, perché l'informazione viene codificata in modo tale da essere comprensibile anche da persone che sono dei profani dell'ambito. Quindi la cosa importante da sapere è che nel momento in cui uno fa un investimento di questo genere, non si troverà ad avere a che fare con un device che è di difficile compressione e che richiede un enorme livello di preparazione, bensì un device che è molto semplice da eseguire, è efficiente in termini di tempo, quindi permetterà di non perdere tempo, ma di fare delle analisi che sono estremamente vantaggiose dal punto di vista funzionale, quindi per avere un disegno funzionale di quello dell'atleta. Ad esempio, lo studio che vedete sulla destra è uno studio che abbiamo pubblicato tanti anni fa, nel 2016, col gruppo di ricerca, e ha avuto come obiettivo quello di analizzare la differente distribuzione del carico, ok? Quindi si utilizzavano due pedane dinamometriche, una sotto il piede destro e una sotto il piede sinistro, di soggetti che avevano avuto una ricostruzione del legamento crociato anteriore subito dopo l'infortunio, subito dopo l'operazione, quindi in realtà un mese dopo l'infortunio, scusate, l'operazione. Questo permette di identificare le persone che utilizzano in maniera precoce delle strategie di load avoidance, quindi che non sono in grado di mettere carico sul lato infortunato. E avere un'idea di questo tipo di informazione, con un test estremamente semplice da seguire, come un'alzata da una sedia, permetteranno di avere una predittività in quello che sarà la distribuzione del carico durante un gesto molto più complesso, come un contromovimento jump, quindi un salto verticale con contromovimento, al momento di ritorno allo sport. Quindi permette di identificare in maniera precoce quelli che saranno i pazienti su cui focalizzare il lavoro di accettazione del carico.
Quindi device estremamente interessanti che poi offrono un ventaglio di possibilità che andremo a sviscerare nel dettaglio durante il corso, ma con queste ricerche, e questa è una di migliaia pubblicata dal nostro gruppo, è stato possibile creare dei protocolli da integrare all'interno dei device con i software prodotti dalle aziende che rendono l'utilizzo estremamente semplice, cosiddetto fast and frugal. Andando avanti con la descrizione di un'altra tecnologia che ha sfondato da tanto tempo il mondo clinico per la sua importanza, andremo a descrivere adesso l'elettromiografia di superficie. Ora, sappiamo che esistono tanti tipi di elettromiografia, a partire da quella a dado, che è uno strumento che viene utilizzato da tantissimo tempo, chiaramente però ha il limite dell'invasività. Per questo motivo sono state sviluppate nel tempo altre tecniche meno invasive che possono comunque avere un'affidabilità nel registrare quello che è il segnale elettrico muscolare. Infatti, quello che fa l'elettromiografia di superficie, tramite l'applicazione di elettrodi sulla superficie della pelle che si trova sopra il ventre muscolare, è quello di registrare l'elettromiogramma. Quindi fondamentalmente analizza indirettamente quello che succede a livello di attivazione muscolare in tutte le aree del corpo dove c'è possibilità di applicazione. C'è da dire che questa tecnologia è applicabile quindi in tantissimi muscoli differenti, a partire ad esempio dal collo, poi tutti i muscoli della schiena. Si arriva anche ad avere la possibilità di utilizzare questa tecnologia sui muscoli masticatori per avere un'idea di quelle che sono le attivazioni durante le occlusioni. Quindi la gamma di possibilità è veramente, veramente ampia. Il segnale elettromiografico grezzo di per sé si presenta con un grafico sinusoide. Se vai avanti con lo slide lo possiamo vedere, che di per sé non dà informazioni rispetto alla forza prodotta, bensì alla capacità di reclutare le unità motorie da parte del soggetto. C'è da dire che c'è un'estrema correlazione con la produzione di forze, quindi ad esempio nel grafico che vediamo il segnale di un muscolo, nel grafico sinusoide di colore rosso, abbinato a delle contrazioni muscolari. Vediamo che quando la forza aumenta, aumenta anche l'espressione di forza in termini di ampiezza dell'elettromiogramma, che è appunto il grafico sinusoidale rosso. Detto questo, per avere un'idea della produzione di forza bisogna sempre abbinare l'elettromiografia a un segnale di forza che può essere di diversa natura. Questo vuol dire che in realtà l'elettromiografia di superficie è estremamente diciamo, combinabile con altro tipo di tecnologia, ad esempio sensori inerziali che vedremo nello specifico successivamente. Detto questo, l'elettromiografia di superficie permette di comprendere il livello di reclutamento delle unità motorie e in gesti funzionali che includono l'attivazione di diverse parti muscolari, come ad esempio discriminare tra i diversi flessori del ginocchio oppure discriminare tra le diverse porzioni del quadricipite, ci permette di comprendere effettivamente se i gesti motori, gli schemi motori, si stanno ripristinando, ad esempio, dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore. E anche qui questa tecnica, che inizialmente può sembrare complessa sia per il suo utilizzo pratico che per l'interpretazione dei risultati, è stata via via resa utilizzabile in maniera molto semplice dalle innumerevoli ricerche che sono state fatte, che hanno permesso di creare dei valori normativi, quindi valori di riferimento per le diverse popolazioni, quindi di integrare all'interno dei software delle società che producono questo tipo di tecnologia, dei protocolli che sono utilizzabili anche dal meno preparato dei terapisti o degli allenatori. E quindi sarà sufficiente avere un'idea di come posizionare gli elettrodi sui ventri muscolari, sulla parte superficiale, per avere poi un'analisi e una diagnosi funzionale dello stato neuromuscolare dell'atleta. Ad esempio, questo è uno studio che abbiamo pubblicato sempre con il nostro team nel 2018, che è andato ad analizzare il tempo di attivazione dei diversi distretti muscolari della coscia, quindi del quadricipite e dei flessori, in soggetti operati di legamento crociato anteriore al momento di ritorno allo sport, durante la performance di un atterraggio con diverse tecniche di salto. Questo
Questo ha permesso di discriminare le strategie utilizzate dai soggetti operati di crociato rispetto a un gruppo di controllo di soggetti di pari caratteristiche, ma che non avevano subito la ricostruzione chirurgica, e quindi di identificare le diverse strategie che possono poi portare, se non andiamo a fare un lavoro adeguato in termini di ricostruzione degli schemi motori e di ripresa della funzionalità neuromuscolare, ad incrementare il rischio di un infortunio recidivo nel momento in cui si riapproccia il rientro all'attività sportiva senza limitazioni. Quindi, come vi ho detto ancora una volta, il segnale elettromiografico che vedete alla base di questo grafico che vedete è un segnale che in questo caso è stato rettificato, quindi portato tutto quanto in valore positivo, che viene abbinato alle altre due tecnologie che abbiamo utilizzato, che sono in particolare la forza di reazione vincolare, quindi la forza di impatto registrata su pedane dinamometriche, che è il secondo grafico che è simile a quello che vi avevo mostrato in precedenza, che è ulteriormente combinato al grafico dell'elettrogoniometro che ci dà informazioni rispetto all'andamento articolare del ginocchio. Ora, tutte queste situazioni, chiaramente in un setup di uno studio di ricerca, possono sembrare ancora una volta complesse, ma in realtà sono state rese estremamente semplici e hanno quindi distrutto tutte le barriere che impedivano a questa tecnologia di essere diciamo, generalizzata a una grande fetta della popolazione. Perciò il messaggio da portare a casa è che questo tipo di tecnologie inizialmente erano elitarie perché necessitavano di una grande conoscenza per l'applicazione delle stesse e per l'interpretazione dei dati. Ad oggi, quello che andremo a vedere nel corso è come queste tecnologie, che di per sé sottendono in realtà un'analisi piuttosto complessa e si sono voluti decenni per far sì che questo tipo di algoritmi fossero generalizzabili e utilizzabili dalla stragrande maggioranza delle persone in ambito clinico, sono arrivati ad un punto in cui è sufficiente attaccare gli elettrodi, far partire la registrazione e in diciamo, test che possono variare dalla durata di pochi secondi a pochi minuti per avere una diagnosi funzionale che ci permette, uno, di impostare i protocolli riabilitativi su degli obiettivi che sono estremamente precisi, quindi non si va più a immaginare, non si va più a supporre, si misura direttamente o indirettamente qualcosa che è oggettivabile e che permette di direzionare il lavoro rispetto a degli obiettivi ben precisi, valutarli nel tempo ed essere molto più sicuri e più sereni, riducendo in quest'ottica la possibilità di avere gli infortuni residui, nel momento in cui si dimette un soggetto o gli si permette di tornare allo sport senza limitazioni. E vi passo la palla a Sebastiano. Quest'ultima immagine per farvi vedere, ad esempio, come si presenta il segnale e come è integrabile anche con diverse tecnologie, ad esempio con quella della sensoristica inerziale, che è, come possiamo vedere in immagine, quindi sonde di elettromiografia di superficie abbinate all'utilizzo di un sensore inerziale, che andremo a sviluppare nella prossima parte del webinar. Grazie Jacopo. Ad integrazione di quello che ha presentato lui, una cosa che faremo nel corso, perché stiamo lavorando su questo in un progetto di ricerca in uno studio che è in corso da un po' di mesi, che comporta l'utilizzo dell'elettromiografia, sarà anche come uscire dai protocolli, perché utilizzare i protocolli è assolutamente utile. Questo è il messaggio principale, nel senso sono tecnologie abbastanza complesse anche nell'interpretazione del segnale, e quindi senza un protocollo ma che viene dato dall'azienda madre, dal produttore, nel software, scusate, nel software associato, ci si tende a perdere un po'. Questo è assolutamente evitabile, ci sono un sacco di protocolli, però qualora si volesse vedere qualcosa di più, qualcosa un po' più nel dettaglio, la nostra idea è quella di riuscire a proporre dei protocolli di utilizzo, come diceva prima Jacopo, fast and frugal, per provare a utilizzare l'elettromiografia real time in clinica veramente in minuti, nel senso che il paziente non sta con noi 3 ore, quindi non abbiamo i tempi di laboratorio, e anche in laboratorio quando si inizia a utilizzare l'elettromiografia con un minimo di mano, poi non ci vogliono ore, per esempio per provare a comparare l'attivazione di un gruppo muscolare dell'arto di sinistra piuttosto che dell'arto di destra, che possa avere uno squilibrio, quindi possiamo andare a vedere come si attiva un solido di destra e di sinistra, piuttosto che una ratio di attivazione in determinati movimenti tra il gemello mediale e laterale, comparando i due arti. Adesso sono solo esempi, ma perché per esempio noi adesso stiamo lavorando su altro che l'attivazione degli hamstring mediali e laterali in ricerca. Questo è un utilizzo interessante. L'obiettivo per noi è quello di presentare anche oltre quello che sono solo i protocolli, per rendere chiaro che si può provare ad andare oltre, appunto, e
giocare con questa tecnologia padroneggiandola un minimo, perché poi chiunque di noi, se inizia a farlo con un minimo di supporto, può iniziare ad utilizzarlo nella sua pratica clinica più dedicata, più frequente. Vi occupate di spalla, o sia in termini di preparazione atletica, sia in termini di diagnosi, quindi come clinici, potete iniziare a vedere chi si attiva prima, timing di attivazione, intensità di segnale, comparando l'arto dominante col non dominante, o l'infortunato con l'altro. Insomma, lo vedremo nel corso, quindi cercheremo di andare un po'. Da dove siamo partiti per quello che è il macro capitolo analisi del movimento, torno alla slide precedente, da situazioni assolutamente di laboratorio, quindi sistemi optoelettronici. Bellissimi, ma carissimi. Sostanzialmente, che cosa comportano? Comportano setting con una marea di elementi diversi, una stazione di elaborazione dati centrale, telecamere, spesso, anzi sempre, pedane di forza in un certo punto, quelle che menzionava prima Jacopo quando presentava, ovvero affogate nel pavimento. Però sempre lì, e quindi ecco, anche quando si fanno analisi, per esempio, del cammino è meno probante, ma quando si fanno analisi di cambi di direzione, l'atleta o il soggetto testato deve cambiare direzione lì, altrimenti non verrà rilevato il segnale, perché è in quel quadrato, in quel rettangolo che ci sono le pedane di forza. Questo ha alcuni limiti. Detto questo, questi sono sistemi che hanno costi molto elevati, si sa che sono a riferimento. Il gold standard, se vogliamo, per l'analisi del movimento, vediamo dove si è arrivati. Si è arrivati a situazioni molto più portatili, molto più situazioni wearable, quindi alla sensoristica inerziale. Parliamo direttamente degli sensori IMU, perché i MIMU hanno una componente con distorsione magnetica, per cui parliamo direttamente di sensoristica inerziale, che comporta la possibilità di avere dei sensori sempre più piccoli, che nel tempo sono diventati sempre più piccoli, sempre più dire, meno cari, e che hanno anche delle validazioni comparate al gold standard. Questa è una cosa che abbiamo proprio, per esempio, fatto noi con un sensore. Quindi è un sensore che, cosa sono i sensori inerziali? La sensoristica inerziale è un sensorino di pochi centimetri di dimensioni, che dentro, per la presenza di accelerometro, di giroscopio, accelerometro e magnetometro, è in grado di misurare, grazie al primo giroscopio, l'orientamento, la velocità rispetto, grazie alla presenza dell'accelerometro, poi in realtà sono dati combinati, e tutta una serie di dati legati alle forze gravitazionali per il magnetometro. In realtà, ripeto, sono dati combinati. Sui tre assi si rilevano queste forze, da qui ritorniamo un po' al discorso delle pedane di forza, sono cose diverse. Qui misuriamo il movimento dello spazio del sensore, quindi il sensore si attacca al soggetto, o se ne attaccano molteplici, e si capisce dove nello spazio è, sui tre assi, quel punto dove il sensore è stato attaccato. Questo poi, in maniera, come dire, in ambiti di ricerca, ha portato a situazioni di questo tipo, ovvero molti sensori per misurare e rilevare la presenza della posizione del corpo di molteplici punti del corpo, e quindi la cosa ha portato, come noto, nel gaming o nel cinema, alla cosiddetta motion capture. Quindi una marea di sensori addosso e la capacità di ricreare un avatar, o comunque sia come dire, uno scheletro 3D o meno, perché poi insomma sono anche molto meno cinematografica, molto meno belli da vedere in ambito laboratorio, ma comunque sia uno scheletro che riproduce i movimenti a computer compiuti dal soggetto che aveva i sensori addosso, per arrivare poi a fare in modo che quei movimenti, montata una grafica addosso, diventino un certo soggetto graficizzato, 3D, eccetera, in movimento. Ma alla base c'è qualcuno che quei movimenti li ha compiuti. Perché? Perché conviene rispetto alla computer grafica da zero. La sensoristica, ripeto, è diventata ormai piccolina, quindi molto accessibile, facilmente utilizzabile. Se pensate, torno indietro, a situazioni di questo tipo, pensate a mettere anche solo al setting, no, di questi sensori addosso a una persona, ovviamente poco spendibile nella vita di tutti i giorni. Oppure le cosiddette tute, quando ho fatto il master in biomeccanica si lavorava molto con le suite, quindi le tute piene di sensori, ma la tuta ha un costo, ci si mette del tempo a vestirla, poi c'è una questione di igiene, perché la vesto io, poi la svesto e la passo a qualcun altro. Insomma, non è così facile da non era così facile da utilizzare, oltre che appunto i costi erano importanti. Le applicazioni sono interessantissime: monitoraggio del movimento umano, e quindi del movimento nell'ambito sportivo. Possiamo parlare di monitoraggio. Ovunque noi posizioniamo il sensore, andremo a monitorare il movimento, ma anche qui, per non avere dei dati che sono da elaborare, dei dati grezzi, ormai abbiamo situazioni fatte
prodotto dalle aziende che ci permettono di avere già dei protocolli assolutamente intuitivi, divisi già per distretto corporeo, qualunque sia il produttore, ce ne sono diversi, di test, di esecuzione del movimento per verificare l'aderenza a un certo movimento, a una certa qualità di movimento, quindi precisione, eccetera. E quindi torniamo al discorso di prima, siamo in grado di sostenere una certa qualità del movimento o la fatica la peggiora? Siamo in grado di avere percezioni dove siamo nello spazio, quindi il cosiddetto joint position sense, oppure come si muove il soggetto, destro verso sinistro, oppure dopo l'infortunio rispetto a prima, peggiora la sua qualità del movimento, compie un gesto diverso, ha dei compensi. Questo lo possiamo vedere per esempio anche nelle tecniche di balzo, nei task di balzo, scusate, quindi jump di ogni tipo, pensiamo al counter movement jump che abbiamo visto prima anche su pedana, con un sensorino che si attacca addosso. Questo sensorino che vedete ha un problema ed è quello che abbiamo rilevato quando abbiamo validato un sensore, nello specifico perché? Perché l'interfaccia sensore-corpo umano permette al sensore di muoversi. E quindi siccome il sensore restituisce dei dati, se non è adeso al corpo e solidale al corpo, i dati saranno sporchi. Nel senso che avremo dello spostamento tra il sensore e il corpo, cioè nella tasca, per esempio, di questa fascia. E quindi, prima di fare questa validazione, che è uno studio che abbiamo pubblicato insieme con Jacopo qualche mese fa, di un device, ho oscurato il nome perché non è una questione di marche, che è stato validato contro gold standard, quindi contro pedane di forza e nei test di balzo, di nuovo, e sistemi ottoelettronici. Siamo riusciti a dimostrare che lo scarto è tale a livello statistico da giustificare il non utilizzo di questi costosi sistemi per i task di balzo, ma semplicemente di un sensorino di questo tipo. E questo ci permette di misurare dove siamo nello spazio, quindi range di movimento, per esempio, e oggettivare un miglioramento. Posso arrivare lì, sono 3 gradi in più dell'altro giorno e quindi ho un miglioramento oggettivo, per esempio, e di avere dei menu, come dicevamo prima, già presettati. E ci permettono di eseguire test del cammino. In questo specifico device, non test della corsa, ma abbiamo altri device che presenteremo al corso per sistemi di analisi della corsa assolutamente wireless. Quindi il soggetto esce col sensore addosso, corre, torna in una situazione valida a livello ecologico, quindi è quello che fa veramente quando corre, non corre su un tapis roulant che poco ha a che fare con la running analysis, che poi ci dà dei dati interessanti. Torna, scarichiamo i dati e abbiamo dei dati interessanti. E poi, come vedete, le procedure di salto che vi ho mostrato e molte altre. Se restituiamo, ho fatto un esempio, per questo citavo il counter movement jump, vediamo in centimetri in questo caso, oltre a tutta una serie di dati che vedete sotto, quanto salta il soggetto al salto numero 3, 4, 5 e quindi una prestazione che decade. E se vogliamo, ci leghiamo all'esempio fatto prima, quando si parlava di studi in cui subito dopo l'intervento, un mese dopo l'intervento, e poi un anno, 2 anni, 5 anni dopo l'intervento, si fanno balzare soggetti operati di ricostruzione del legamento crociato anteriore, e si vede che deficit immediati, o comunque immediatamente post-ricostruzione, scusate, ovviamente quando lo possono fare, non il giorno numero 1 dopo l'intervento, in quel caso era un mese, ma ci sono molti altri studi che hanno fatto cose simili, ciò che è rilevato presto si trascina nel tempo. Il deficit nella capacità di espressione di forza verticale è un classico degli operati di legamento crociato anteriore. E quindi se lo rileviamo presto lo possiamo targettizzare e lo possiamo oggettivare. Quindi vuol dire che in riabilitazione, ma anche in performance, possiamo dire real time, tu salti davanti a un televisore o a un maxi schermo, noi nel nostro centro per esempio lo facciamo con un maxi schermo a muro o con un proiettore, saltano e appena atterrano, real time vedono la colonnina che sale e gli dice hai saltato 38 centimetri. Il balzo successivo 36 centimetri. Quindi hanno un feedback esterno visivamente recepibile che gli dà uno stimolo. Poi ovviamente rileviamo tanti altri dati, per esempio per fare un altro, citarne uno, guardate nel menu in basso, in alto, nel menu in alto a sinistra, in termini di RFD, Rate of Force Development, iniziamo ad associare anche con che velocità sei riuscito a produrre quella forza. Quindi in questo caso una forza verticale, pensiamo anche peraltro di avere delle pedane di forza sotto i piedi della persona che balza. Hai prodotto una certa forza verticalmente, ma con che rapidità? Oppure in un cambio di direzione. Perché? Perché questo può fare la differenza, e su questo va molto la ricerca ultimamente, sono da anni, nell'arrivare in tempo prima che arrivi l'infortunio. Adesso lo banalizzo, tra l'altro sono cose da sviscerare meglio, lo vedremo nel corso, ma non è sufficiente solo essere forti abbastanza, ma essere rapidi nel produrre la forza, nonché questo è un parametro di performance. Quindi se siamo più veloci a produrre una certa forza, questo ovviamente fa la differenza. Quindi per chiudere, l'obiettivo e il messaggio da portare a casa è
Abbiamo una marea di tecnologia ormai economicamente non così pesante, che non grava così, in maniera così pesante sulle tasche dei clinici e dei preparatori atletici o di chiunque la voglia usare, che dovremmo conoscere. Perché? Perché potremmo essere chiamati a lavorare in un team che lì ha queste tecnologie, quindi dobbiamo conoscere cosa sono, che dati ci danno, come interpretarli. O potremmo avere in carico la gestione di un atleta o di un paziente che ha dei dati che arrivano con sé da un centro precedente o in un centro dove va a fare test regolarmente e o, come si diceva prima, decidere di fare certi investimenti che hanno un senso perché non hanno più costi folli, l'occupazione dello spazio è minima perché se pensate a tutto quello che vi abbiamo mostrato, anni fa lavoravamo con le pedane di forza che avevano dimensioni ingombri e pesi di un certo tipo. Adesso abbiamo delle pedaline portatili che sono grandi come meno di un laptop, quindi due pedaline, piedi sopra, e si mettono in una valigetta e si portano in giro. Quindi davvero pochi chili da portare in giro, poco spazio, possono viaggiare con noi e possiamo oggettivare un sacco. Quindi sostanzialmente non stimiamo, non ipotizziamo. L'obiettivo è cercare di essere abili nel tracciare, monitorare e misurare in maniera oggettiva. E questo è un po' il messaggio. Si può fare, nel corso faremo questo, vedremo per le giornate di formazione che sono tre, i principi base della biomeccanica applicati al corpo umano, per avere una base comune di linguaggio, rapidamente, ma comunque sia una base comune da fare e da affrontare, e poi vedremo nella pratica per il 90%, 80% del corso l'utilizzo dei vari device, delle varie tecnologie e di come giocare con queste in ambito prevenzione. Ottimizzazione della performance e monitoraggio della riabilitazione. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e lasciamo la parola a Enrico per le eventuali domande. Allora, si sta avviando l'audio, abbiamo chiaramente ancora Jacopo Rocchi collegato con noi. Io vi dico che Certo. avete la chat box qui e 10 minuti a disposizione per rivolgere domande ai docenti in relazione, docenti che vi metto anche a tutto schermo in questo momento. Per rivolgere domande appunto ai docenti potete utilizzare questa chat box e io stesso andrò a vedere anche tra i commenti di Facebook o la diretta di YouTube, dove pure ci stanno degli utenti che ci stanno seguendo. Buonasera Antonietta, ad esempio. Potete appunto usare questa chat box per porre domande ai docenti incaricati, nell'attesa che arrivino qualcosa, che arrivi qualche domanda, perché come sempre c'è sempre un po' di ritardo, poi dopo arrivano tutte insieme le domande, faccio una domanda io ai docenti, al dottor Mutarelli, al dottor Rocchi. Visto che si è parlato di un'evoluzione così massiccia e molto veloce, è lecito attendersi che quanto stiamo apprendendo come principi di biomeccanica supportati dalla tecnologia e possano rimanere tali, chiaramente, principi di biomeccanica, ma possano essere accompagnati da un'evoluzione ulteriore della tecnologia, oppure siamo arrivati più o meno a uno stato di top, e quindi più o meno non è lecito aspettarsi nulla di nuovo? Do una parte della risposta io, poi lascio magari la parte più elettromiografica a Jacopo perché so già dove andrà con la risposta. No, non è lecito pensarlo. La biomeccanica rimane quella e quindi se conosciamo la biomeccanica, quella non cambia più. E non è così difficile in realtà, ma è la verità che forse non ce la insegnano tanto nel dettaglio, quindi possiamo approfondire meglio. Chi ha poi interesse approfondisce gli studi, ma una volta noti i principi, poi si capisce quale device ci aiuta a oggettivarli meglio. A volte dei device si comparano tra di loro e ri restituiscono dei dati che sono elaborati in un modo che sono in un caso peggiore dell'altro perché la forma con cui quei dati vengono trattati è non ottimizzata, oppure può essere ottimizzata. Quindi decidiamo di virare su un device piuttosto che un altro. Ma la velocità con cui questi device diminuiscono in dimensione e riducono il costo è esponenziale, quindi non potrà che andare avanti così, e questo è ottimo ovviamente,
L'esempio che lascio a Jacopo è di accennare a quello che già sappiamo dell'elettromiografia, ovvero noi parliamo di elettromiografia di superficie, ma già sappiamo che se vogliamo andare a fare ricerca di livello più elevato e con minore riduzione del rumore di fondo, eccetera, anche se la tecnologia non è ancora sotto controllo, completamente dovremmo fare qualcos'altro, e lascio a Jacopo. Sì, vero, sono d'accordo con Sebastiano, i principi di biomeccanica nel momento in cui li si conoscono restano quelli, dopodiché è la tecnologia che si mette a servizio di questi concetti per permettere di avere delle misurazioni più affidabili e quello che succede è cercare di andare ad agire sui limiti tecnologici dei vari device, ad esempio abbiamo parlato del limite anche delle pedane dinamometriche, no? In termini della loro grandezza, della loro disponibilità, il fatto che ad esempio per fare dei gesti dinamici, avere un box diciamo, di una grandezza limitata può essere un problema. Per risolvere questo problema, infatti, si stanno sviluppando e sono stati sviluppati in commercio da un tempo relativamente breve dei pavimenti sensorizzati, che quindi sono delle enormi pedane che comunicano tra di loro e quindi permettono, ad esempio, di avere una pedana dinamometrica enorme che riesce a riconoscere dove è posizionato il singolo piede, quindi non ha più questo limite, tant'è che diciamo, associazioni che hanno maggiore disponibilità economica sono riuscite a creare dei pavimenti sensorizzati anche della grandezza di un intero campo da calcio, dove è possibile quindi analizzare i movimenti in termini di reazione di contatto col suolo di ogni giocatore in ogni parte del campo. Chiaramente si comincia con uno sviluppo tecnologico che richiede enormi finanze per potersi permettere questa tecnologia, poi vedremo che nel tempo sicuramente abbasserà il suo limite. Stessa cosa per quanto riguarda l'elettromiografia di superficie, ci si è affidati per tanti anni all'elettromiografia bipolare, quindi che ha un polo positivo e un polo negativo e quindi permette di analizzare le caratteristiche del segnale nel momento in cui si sposta solamente dal polo positivo e dal polo negativo. E quindi questo in realtà crea tutta una serie di problematiche perché non permette, ad esempio, di discriminare le unità motorie, di identificare la posizione del punto motore. E diciamo, per questo motivo e per tanti altri è stata sviluppata la tecnologia di elettromiografia di superficie ad alta densità, che permette con delle matrici di elettrodi di mappare la caratteristica neuromuscolare dei diversi distretti, permettendo l'analisi del segnale, diciamo, in colonne che vanno a riprodurre poi la superficie del muscolo. In questo modo è possibile, uno, discriminare tra le diverse unità motorie andando a valutare la forma d'onda e quindi questo ci permette di comprendere quali sono le unità motorie ad alta soglia di attivazione rispetto a quelle a bassa soglia, il posizionamento del punto motore, la frequenza di scarica e tanti altri parametri che in questo momento è impossibile valutare con l'elettromiografia bipolare. È vero appunto che per lo sviluppo tecnologico in questa fase dello sviluppo l'elettromiografia ad alta densità è ancora agli albori con diciamo, degli algoritmi di decompressione che sono in fase di sviluppo. Sicuramente nei prossimi diciamo, 10 anni questa tecnologia che adesso è agli albori diventerà accessibile a tutti quanti e si andrà ulteriormente avanti per quello che è il processo in divenire dello sviluppo tecnologico. Allora sì, bene, arriva una domanda molto interessante, devo dire, un utente Roberto, lo ringrazio per averla posta, buonasera Roberto, lega un pochino la biomeccanica con il controllo neuromuscolare con l'adattamento post-trauma ricostruzione di ACL che può cambiare da soggetto a soggetto, come legarli, come inquadrarli fra loro. Jacopo, vai pure tu, io poi rispondo, faccio la seconda parte della Allora, risposta. diciamo che la ricostruzione del legamento crociato e tutte le implicazioni che comporta la lesione dal momento dell'infortunio, poi alla ricostruzione chirurgica al momento di ritorno allo sport, è un esempio estremamente calzante per comprendere come diciamo, l'analisi di biomeccanica tramite l'utilizzo di device possa essere estremamente utile nel comprendere dove ci troviamo, come possiamo impostare la nostra proposta e se stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Perché sappiamo ad esempio come le problematiche a livello di crociato anteriore, la lesione, la successiva ricostruzione possano portare a inibizioni neuromuscolari a diversi livelli. Conosciamo ad esempio l'inibizione muscolare iatrogenica che colpisce principalmente il muscolo quadricipite. Ecco, con strumenti come l'elettromiografia di superficie, facendo riferimento ai valori normativi e avendo la possibilità di fare delle comparazioni bilaterali, possiamo sapere qual è
l'inibizione al tempo zero, in cui eseguiamo il nostro primo test, per poi valutare il corso del tempo e quindi, essendo sicuri che la nostra proposta sta raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati, se così non è, di aggiustarla in corso d'opera. Così, per quanto riguarda i deficit di forza che si portano avanti, sappiamo, nel breve, medio e lungo periodo, se non abbiamo una strategia per testare questi livelli di forza, nel momento in cui permettiamo al soggetto di tornare a eseguire attività a richiesta critica più elevata, lo metteremo a rischio maggiore di avere problematiche correlate e anche infortuni recidivi. Così, per quanto riguarda le caratteristiche coordinativo-motorie, che riguardano ad esempio la capacità di dissipare le forze di impatto, sappiamo che se una persona non è efficiente nel dissipare le forze di impatto, quindi nell'ammortizzare un gesto che può essere un atterraggio come un cambio di direzione, le forze propagano per la catena cinetica e creano maggiore stress nelle strutture passive, anche al ginocchio, quindi come legamenti e via dicendo. Quindi fondamentale nella ricostruzione di questo anteriore dall'infortunio e ritorno allo sport, avere degli strumenti che ci dicano se quello che stiamo facendo ci sta dando i risultati voluti oppure no, e per far passare un soggetto tra le diverse fasi del percorso riabilitativo. Gli esempi che farei io sono, pragmaticamente parlando, l'esempio del cambio di direzione, quindi come utilizzo la biomeccanica e come utilizziamo la parte biomeccanica e come utilizziamo la parte neuromuscolare. Esempio pratico, nel cambio di direzione una marea di studi ci dicono che l'arto che frena e che quindi compie l'arto di cambio di direzione è quello del penultimo contatto. Quindi se io osservo un soggetto che in corsa arriva verso un conetto, quindi ipotizziamo cambio di direzione che non ha una componente di agilità, cioè non ha uno stimolo esterno, c'è cioè il conetto, quando arrivi lì cambi di direzione. Quindi l'introduzione dei primi cambi di direzione per il momento, se il cambio di direzione avviene visivamente sull'arto destro, per fare un esempio, non è stato l'arto destro che è quello che cambia la direzione. Non è stato l'arto destro a fare il lavoro, ma è stato l'arto sinistro al penultimo contatto a rallentare e quindi a dover offrire una sufficiente forza eccentrica del quadricipite, per esempio, per rallentare in maniera efficace e non sovraccaricare l'arto destro successivo, che poi deve invece creare forza propulsiva perché il corpo cambi direzione, per esempio, di 70, 80, 90 gradi verso sinistra, per esempio, da un'altra direzione. Quindi la conoscenza biomeccanica è questo, è sapere cosa succede, dove, come, sulla base di una serie di studi. Perché dico questo? Perché noi vediamo una marea di arti inferiori, io conduco un dottorato sull'arto, sul legamento crociato anteriore, sulla sua riabilitazione, e lavoriamo con tanti sportivi e tantissime volte ci arrivano i filmati di guarda come va bene l'atleta, guarda il filmato del cambio di direzione e in più ti do i dati. E i filmati sono sempre cambio di direzione sull'arto destro operato a destra. Quindi sono dei test da buttare. Perché? Perché la banca, la base biomeccanica che ci spiega che va analizzato il cambio di direzione che avviene con la conoscenza del fatto che chi frena il penultimo contatto, avviene la frenata, avviene al penultimo contatto e quindi l'arto deve essere quello operato che frena, quindi il penultimo contatto a destra, cambio la direzione con l'arto di sinistra. Se mi hanno operato a destra, quello che voglio vedere. La parte neuromuscolare ci serve ad analizzare cosa succede a livello neuromuscolare, probabilmente. Quindi c'è abbastanza forza e questa forza arriva abbastanza presto. Arriva in tempo e come si evolve dal deficit che ha inizialmente a una situazione per cui rientra in determinati valori accettabili per attualizzare un ritorno alla corsa in linea, un ritorno alla corsa con cambio di direzione, un ritorno all'allenamento senza contatto, meno rischioso, e poi un ritorno allo sport. Ci sono un sacco di dati che possiamo aggettivare in maniera abbastanza facile, senza impazzire in mille utilizzo di mille device, senza spendere migliaia di euro o decine di migliaia di euro. E possiamo farlo bene, basta conoscere un po' di cose. Questo è il nostro obiettivo, cercare di rendere accessibile quello che a volte sembra inaccessibile, che in realtà non lo è, o quantomeno non completamente. C'è Alessandro Pagano che fa due domande, la seconda delle quali mi offre la possibilità di far introdurre il corso ai docenti incaricati che sono stasera qui con noi. Parto dalla seconda domanda di Alessandro, che dice da ignorante vuole capire se l'elettromiografia è in grado di rilevare anche la contrazione eccentrica. L'elettromiografia rileva l'attivazione muscolare e quindi, indipendentemente da quella che sia la modalità di contrazione, la rileva certamente. Quindi, di nuovo, non vuol dire, adesso poi andrà nel dettaglio Jacopo, perché è più il suo campo di expertise, di competenza, però di nuovo è un segnale muscolare che viene rilevato, quanto si attiva o meno. Se l'attivazione
l'elettromiografo, scusate, l'elettrodo con l'elettromiografia, con il rilevatore, con la sonda, è posizionato su un flessore di ginocchio, per esempio, durante un gesto eccentrico, ne rileverà la sua attivazione. Se invece è in concentrica, non ha le curve, ne rileverà la sua attivazione. Non quello fa. Jacopo, se vuoi dare maggiori dettagli su questa domanda numero due. Allora sì, nel senso come detto in precedenza, l'elettromiografia di superficie da sola, senza essere combinata con qualcosa che dia un segnale di forza, non è in grado di discriminare la tipologia di contrazione. Quindi non potremo mai sapere, guardando solo un segnale elettromiografico, se ci troviamo di fronte a una contrazione concentrica o una contrazione eccentrica. Quello sicuramente che sappiamo che all'aumentare dell'ampiezza del segnale elettromiografico, quindi quando vediamo un segnale crescere in termini di misura davanti ai nostri occhi, e questo se uno non ha diciamo, familiarità con come funziona il segnale elettromiografico, lo capisce relativamente. Questo è proprio poi uno degli spunti che cercheremo di dare durante il corso, quindi vedere con i vostri occhi quello di cui si parla in teoria. All'aumentare dell'ampiezza del segnale aumenta anche la produzione di forza, ma se non abbiamo un segnale di forza che ci dice effettivamente qual è la produzione di forza in quel momento, non sapremo solo con l'elettromiografia se ci troviamo di fronte a una contrazione concentrica o eccentrica. Dubbio che invece viene assolutamente colmato nel momento in cui abbiniamo l'elettromiografia di superficie a un segnale di forza, quindi è qualcosa che la registri, che può essere un dinamometro manuale, una sella di carico, una pedana di forza. Enrico, poi questo darà te l'assist per parlare del corso rapidamente. Questo è il motivo per cui combiniamo tutte queste tecnologie nel corso. Ovvero, esempio pratico, il lanciatore, in altre nazioni, il baseball in Italia non è così diffuso, in altre nazioni è uno sport terribilmente rilevante, e questo perché, peraltro, trascina con sé una serie di problematiche, di infortuni, eccetera. Quindi il lanciatore che va a caricare per il lancio e ha un rallentamento, deve avere un rallentamento eccentrico in fase di carico, in modo che riesca a sostenere i 6.000-7.000 gradi angolari al secondo in cui si ha la reversione di contrazione da eccentrica in fase di carico in concentrica in fase di lancio. Quella è un'analisi interessante. Quindi chi ha fatto la domanda, la risposta, se poteva essere quello che c'era in mente, potrebbe essere sì, riesco ad analizzare con quale capacità frena e in che tempo poi, insieme combinandolo ad altre tecnologie, frena, produce segnale muscolare e di quale natura e quanto, perché combino elettromiografia a un sistema di rilevazione della forza in fase di carico, il lanciatore, magari dopo un infortunio, una ricostruzione di cuffia o altro, e poi eroga in concentrica. Quindi questa è una cosa che si può assolutamente fare. È chiaro che se voglio anche vedere dove è nello spazio, un sensore inerziale addosso mi può dire dove e come si muove, e questo mi può, per esempio, portare a rilevare dei movimenti. Ci sono degli interi centri di ricerca negli Stati Uniti che fanno questo, perché il baseball è un mondo, per esempio, e vedere che in realtà la spalla non si muove come prima, l'arto non si muove come prima, c'è un movimento di compenso perché probabilmente c'è un deficit. Indago, trovo il deficit, sistemo, faccio un lavoro riabilitativo di ottimizzazione del controllo motorio e riesco poi a ottimizzare la performance e a ridurre il rischio di infortuni. Enrico, lascio a te perché nella carrellata del corso si vede proprio questa idea di partire dalla biomeccanica e di vederla in tutti i giorni, Sì, istanziata oggettivamente. ora ci andiamo, mi dava il là la prima domanda di Alessandro Pagano, che saluto, questa era la risposta alla sua seconda, ma mi dà il là proprio, ecco, per introdurre il corso, perché hai già fondamentalmente risposto, avete già risposto, però Alessandro stesso chiedeva: nel corso verranno trattati anche i sistemi optoelettronici per la rilevazione cinematica del movimento? Ora, mentre Sebastiano e Jacopo lo illustrano, io scorrerò appunto il corso di Brescia. Allora, i sistemi optoelettronici ne parliamo come, per spiegare che cosa sono, prima ho fatto vedere due slide, bisogna spiegare che cosa sono, come funzionano, come viene ricevuto il segnale dalle molteplici telecamere che sono sparse nel laboratorio, perché ci sono dei marker riflettenti che permettono, che rilevano il segnale, o meglio, tramite quelle telecamere, che sono di un certo tipo, di una certa natura, rilevano la posizione del corpo nello spazio durante il movimento e restituiscono il segnale a una stazione centrale che ricrea un avatar, o comunque si capisce digitalizzandolo dove si è mosso il corpo nello spazio. Sì, lo faremo, ma non sarà il focus del corso. Perché? Perché poi faremo qualcosa di più spendibile e di meno caro, sostanzialmente. Non serve allestire un laboratorio ottoelettronico
che costa una marea di soldi e che quasi nessuno può fare se è un grande centro, ma quello che si può fare è sfruttarne i principi e capire come sono stati adattati in device di minore impatto. Quindi parleremo di come delle app, per esempio, hanno permesso già negli anni 90, 80 addirittura, quindi queste sono cose note, ma non note alla clinica di massa, con dei marker riflettenti di rilevare con un cellulare o con un iPad o con un tablet i movimenti di un soggetto che fa un counter movement jump o che compie un lancio, eccetera, di registrare i dati con assolutamente una buona approssimazione e di poter, con un costo veramente limitato, fare analisi di qualità di strategie di atterraggio, qualità del gestomotorio, eccetera. Quindi i principi sono quelli, ma non serve un laboratorio elettronico per fare queste cose, per fortuna, altrimenti non le potrebbe fare nessuno. E non ci faremo un corso perché solo chi ha un laboratorio optoelettronico o lavora in un centro che ne possiede uno, ne ha uno, le può poi utilizzare. Tuttavia, per rispondere anche a Alessandro, proprio che dei sistemi elettronici, venerdì la sessione dalle 11:15 alle 12 è proprio su questo, quindi insomma il corso è assolutamente completo, ci ospitano gli amici di BS Physiomed, mi fa piacere, stasera sono con noi, li vedo online, è una partnership molto importante per noi su Brescia, siamo molto, molto orgogliosi di portargli questo corso. Di profilo assolutamente elevato, dato dai ricercatori che lo hanno prodotto, Sebastiano e Jacopo, e dagli argomenti di assoluta attualità che non devono assolutamente mancare nel bagaglio di chi si occupa proprio tutti i giorni di movimento umano, e quindi non può assolutamente precludere, da quella che è la sua analisi, nella valutazione proprio di quello che diceva prima Sebastiano, di quei compensi, di quegli adattamenti che possono inficiare un recupero e poterlo quindi guidare sulla base di un'analisi fatta a seconda appunto di quella che è l'evidenza in questo campo. Io lascerei un'ultima parola per i saluti finali agli autori, dopodiché andrò a introdurre il webinar di domani sera che è ugualmente molto importante. Sì, lascio la parola a Jacopo e poi chiudiamo. Per quanto riguarda questo corso, che probabilmente è uno dei primi che viene strutturato per cercare di divulgare in maniera più chiara possibile, in modo da aumentare l'accessibilità di questi device che spesso e volentieri non vengono considerati proprio perché manca un link tra chi li produce e la possibilità degli utenti di conoscere come utilizzarli. Quello che vogliamo fare è proprio questo, cercare di trasferire l'esperienza che chi non si occupa di ricerca ha, ma che vuole, perché l'obiettivo delle ricerche è proprio questo, è far sì che i risultati che si ottengono vengano poi spesi praticamente tra le persone che si occupano del mestiere tutti i giorni. Quindi è fondamentale che tutte le persone abbiano in mente quella che è la possibilità e quello che magari possono acquistare in base alle caratteristiche di ogni centro, di ogni lavoratore, di ogni professionista. Quindi questo è quello che questo corso si prefissa. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione e l'ascolto di questa sera e passo la parola a Sebastiano per la conclusione. Sì, in realtà nulla da aggiungere, semplicemente che questo è stato quello che ci ha guidato nel pensare e nel strutturare questo corso, ovvero cercare di letteralmente spremere in 3 giorni o costringere in 3 giorni quello che in 3 giorni ci sta assolutamente, ovvero un po' di principi di biomeccanica, perché altrimenti non parliamo la stessa lingua e dopo una qualche ora di teoria veramente limitata, ma per avere le basi di quello di cui parliamo, vedere tutta una serie di cose che di device, anche di app, perché vedremo anche cose completamente gratuite che ci possono permettere da costo 1000, perché questi temi elettronici li dobbiamo trattare, ma per poi andare dove vogliamo atterrare tutti, ovvero quello che possiamo fare nella vita di tutti i giorni, dove possiamo ottenere un sacco di dati, oggettivare e essere quindi molto più in grado di proteggerci se vogliamo e di proteggere i nostri pazienti e atleti, ovvero siamo più credibili, abbiamo una marea di dati, li sappiamo maneggiare, capiamo cosa significano. E poi quello che aggiungeremo, questo sì, è metterci la nostra, e probabilmente in collaborazione anche con chi è presente al corso, perché ci saranno colleghi che lavorano da anni, expertise clinica, ovvero quel dato, come lo leggo, come lo interpreto, se combinato ad una serie di altri dati, quel soggetto in quel momento sia un dato che vuol dire spesso che c'è un problema, ma è veramente così, vedremo di capire qual è poi la rilevanza clinica, ovvero quello che le macchine ci dicono. Abbiamo un sacco di numeri, poi bisogna anche saperli interpretare. Cercheremo di farlo in 3 giorni.
Come diceva Jacopo, non ci pare esista una cosa così per il momento, poi magari esisterà, scrive poi, ne nascono in conseguenza. Grazie a tutti. Ne nascono di conseguenza, è un bellissimo eufemismo. È un corso per il quale successivamente al webinar stesso, tra pochi minuti, appena lo chiuderemo, partirà un'indagine automatica che avrà la bontà di rispondere. Ecco, sapete già come diffondiamo noi queste indagini. Poi domani mattina, se ci sono degli interessati che appunto risponderanno positivamente a questa indagine, faremo un'offerta scontata particolare in modo di favorire il vostro aggiornamento, non soltanto riservandovi le migliori evidenze, in questo caso nel campo della biomeccanica, ma anche favorendovi dal punto di vista economico per poter accedere con un'offerta particolare. L'occasione mi è gradita per dirvi che stasera eravate in tantissimi e in tantissimi vi aspettiamo domani sera, al momento già oltre 150, per un'altra occasione formativa gratuita, perché non rilasciamo soltanto formazione pagata appunto dai partecipanti, ma come vedete ormai tutte le settimane abbiamo due, tre, anche quattro appuntamenti gratuiti dove vi formiamo, vi aggiorniamo gratuitamente. Domani sera lo facciamo con un ospite internazionale importantissimo, davvero riconosciuto e con grande fama internazionale che non mi compete presentare, ma compete a Sebastiano. Mi piacerebbe che introducesse velocemente, perché siamo veramente andati molto lunghi, il webinar di domani sera. Sì, ne vale la pena. Allora, domani sera con Eamon de la Hunt, che al di là del fatto che ha una cattedra, è professore alla UCD University, quindi UCD Dublin, quindi University College Dublin, è uno dei più grandi esperti di caviglia, di non solo, in realtà si occupa di un sacco di cose, però in ambito caviglia negli ultimi anni ha pubblicato estensivamente, ha cambiato anche un po' la pratica clinica. Con pubblicazioni che hanno informato, che informano la prescrizione dell'esercizio della riabilitazione sulla base della valutazione. Eamon è peraltro il mio coordinatore supervisor di dottorato e ha un'esperienza in termini di metodologia scientifica spaventosa che sa fondare per chi di ricerca assolutamente non si occupa nei corsi di formazione di 2 giorni che ha già condotto, che ho già tradotto. Quindi è importante, interessante, questo webinar può permettervi di conoscerlo, di vedere come affronta l'ambiente, la questione caviglia, instabilità cronica di caviglia, prevenzione, diagnosi, trattamento e nell'ambito sportivo, perché ha condotto corsi con noi di caviglia in generale. Questo è un corso che è focalizzato per lo sport, che poi in realtà ci aiuta nella gestione della caviglia e anche del soggetto che lo sport non pratica. Quindi a domani sera con questo. Vi ho lasciato in chat il link per poter accedere direttamente a questa scheda evento, per potervi iscrivere gratuitamente. Fatelo subito, vi aspettiamo domani sera. Mentre per ciò che riguarda il corso di Brescia per Human Sports and Biomechanics, ripeto, riceveranno un contatto soltanto coloro che risponderanno all'indagine, come è giusto che sia. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi formato, di avervi aggiornato. Speriamo che voi abbiate passato un'ora lieta con noi. Io ringrazio il dottor Sebastiano Mutarelli, nostro coordinatore d'area Sports Rehab. Ringrazio moltissimo anche Jacopo Rocchi. Ciao Jacopo. Ciao, ciao Enrico, grazie a te. Sempre un piacere. E a Grazie tutti. Enrico, grazie a tutti. A tutto il pubblico un appuntamento a domani sera. Buonanotte.